disagi alla circolazione stradale a Taranto e provincia a causa del violento temporale di questa mattina. Numerosi gli automobilisti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per essere rimasti in panne con le loro autovetture, soprattutto nei sottopassaggi allagati e impraticabili. Da più parti l'asfalto stradale ha ceduto. I vigili del fuoco, mentre liberano negozi e scantinati dall'acqua, stanno verificando la stabilità di alcuni edifici. A Castellaneta la strada provinciale 15 fra Masseria Gaudella e La Terza è franata in più punti. Difficile la situazione anche a Ginosa e Marina di Ginosa. La vicenda Ilva. Si difende il governatore Vendola, intercettato al telefono con l'ex PR del siderurgico Archinà. Vendola sostiene di subire un processo senza prove e con una sceneggiatura già scritta. E oggi il caso approda al Consiglio regionale. A Massafra, due donne, di cui una minorenne, provenienti da Bologna, sono state arrestate perché trovate in possesso di una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa e 50 proiettili dello stesso calibro. Le due sono state controllate presso la fermata degli autobus di linea provenienti dalle città del nord. La pistola e il munizionamento erano in un borsone, nascosti da molti indumenti. Le due dovranno rispondere di detenzione e porto illegale di arma clandestina, ricettazione della stessa e detenzione abusiva di munizionamento. Su disposizione della Procura ordinaria e per i minorenni di Taranto, sono state accompagnate presso le rispettive abitazioni, in attesa delle udienze di convalida dei provvedimenti adottati. I finanzieri di Castellaneta hanno denunciato all'autorità giudiziaria il 62enne conducente di un'autobotte per il reato di appropriazione indebita con circostanze aggravanti. L'uomo è stato sorpreso mentre scaricava gasolio con un tubo in gomma dalla cisterna di un'autobotte parcheggiata dietro una stazione di servizio sulla strada statale 7 Appia. L'uomo ha cercato di nascondere le taniche da 20 litri ciascuna, ma è stato bloccato. L'autobotte è risultata di proprietà di una società operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi della provincia di Bari.